Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonatok. Anzi, eccoci qui su Creeper. Di questo titolo non ho assolutamente nessuna informazione. Sulla pagina Steam dice semplicemente che ha 44 recensioni o comunque giù di lì, nessuna tra l'altro in lingua italiana, quasi tutte in lingue orientali, e non ho voluto neanche tradurle per non avere spoiler sulla trama o sul gameplay. Quindi sono interessatissimo a scoprire questo titolo con voi. Nel momento dell'acquisto l'avevo preso principalmente per la sua componente artistica che sembrava su di giri, mi ricordava tantissimo No More Hero, la serie di Nintendo. Quindi ho provato ad avviare il gioco, ho iniziato una partita appunto con una registrazione poc'anzi, ma una volta iniziata la partita mi sono reso conto che il gioco era stato nella modalità facile, o meglio, ora vedrete, qui nella modalità di difficoltà, quella di base è Rider, che dice difficoltà media per godersi il viaggio. Tuttavia, esiste la difficoltà media imposta dal gioco, ma c'è da dire che fra queste è la più bassa, quindi suppongo che sia una modalità facile. Dato che non mi piace affrontare i giochi in una modalità troppo semplice, ma voglio farli in un'esperienza davvero carina e entusiasmante con voi, eviterò la parte più difficile, dove magari lì conviene conoscere un po' le meccaniche di gioco e magari avere sbloccato qualche tipo di abilità presente in esso, e andiamo con la modalità difficile, quella guerriero. Bellissimo questo cuore meccanico nel menu. Genitori, bambino, peluche. Chi siamo? Un desiderio di compleanno. E poi nero, il buio più totale. Caspita, è un messaggio ai nostri genitori, ragazzi, e ne abbiamo tantissimi da leggere. È un anno fa. Quindi stiamo leggendo i messaggi dopo tantissimo tempo. Figliuolo, sono così preoccupata. Papà non lo mostra. Ma anche lui sta impazzendo. Ti prego, ripensaci e torna a casa. Compleanno. È bellissimo che sia tradotto in italiano il titolo, anche se suppongo che ormai lo facciano un po' con quelle intelligenze artificiali tipo ChatGPT, permettendo insomma di avere una traduzione più o meno decente. In questo caso anche ci sta, papà non lo mostra, magari avrei detto altro, però come traduzione è già bello avere un gioco indie localizzato in italiano. Dove sei? Vivo al sicuro, sano. Per favore, torna, o almeno scrivici. Buon compleanno. Quindi siamo scappati di casa per un diverbio con i nostri genitori. Pensa a tua madre, fa male anche solo guardarla. Torna subito a casa, buon compleanno. Caspita, papà, dopo questo messaggio così autoritario non vedo l'ora di tornare a casa. 4 anni fa, comunque, ragazzi, eh. Ha migliorato del tutto i loro messaggi. Sono passati così tanti anni, sei probabilmente cresciuto tanto. Un giovane e affascinante uomo. Papà si è lanciato in un nuovo progetto. Lo sto aiutando, faccio quel che posso. È più facile così, un po', buon compleanno. Che significa è più facile così? Nel senso che è più facile non pensare a noi buttandosi su un progetto, o il progetto ha a che fare con noi? Forse parla del nostro ritorno a casa. Mio caro ragazzo, non tornare a casa assolutamente, per nessun motivo, mamma. E poi dice il punto di origine danneggiato, che quindi sarebbe il suo telefono o il suo comunque dispositivo di collegamento. Naturalmente l'unico messaggio che riceviamo dove ci viene detto esplicitamente di non tornare a casa, in quel momento decidiamo di tornarci. Mi sembra giusto. È un percorso. Sì, ragazzi, è un percorso. Bella la moto. Il mio mondo. Ah. Intende per cosa è successo nel mio mondo, ragazzi. Intende che è cambiato esponenzialmente e non c'entrava per nulla con questo tipo di corse? Oppure è cambiato solo in parte? Carino. Ecco, avrei fatto gli occhi che girandosi cambiavano espressione. Ci sta. Sì. Caspita le musiche, ragazzi. Possiamo andare anche sui lati. Ok, sono quick time event praticamente. Nulla di esageratamente difficile. Anzi,
nulla di difficile. Come c'è scritto però nel menu, la difficoltà dovrebbe essere semplicemente il checkpoint. Quindi magari se ora io morissi, non avrei un checkpoint e dovrei ricominciare il livello. O forse ne avrò molti di meno. È un barco. Spazio-tempo o semplicemente spazio? Guarda il menu, ragazzi. Sembra una cosa totalmente meccanica, spero non abbia a che fare con i nostri genitori. Però è qui, nel nostro mondo. Cosa sono invece quelle celle energetiche a fianco? Zero. Sono il nuovo proprietario qui. Può essere il soggetto di nostro padre. Aspetta, sì, però non mi avete detto nulla. Cos'è questo? Ragazzi, sto andando a caso. Non saprei neanche cosa fare. Non ho attacco, non ho niente. Scorri per distruggere. Ok, ho provato a lanciare uno di questi robot, come vedete. Zero ha anche una vita, ma sembra infinita. E non si fa nulla con i nostri lanci. Credo che sia una di quelle battaglie che vanno perse, ragazzi, perché non ho neanche un fondamento di menu. Che è difficile, ma non credevo così tanto. Forse dovrei semplicemente far questo. Questo drift a fianco. Mi sembra... Ok, bisognava perdere. Ma con stile. Non appartiene a questo posto. Ed è questa la fine che hanno fatto i nostri genitori, perché lui ha detto la stessa fine che farai tu ora. Reaper. Abbiamo perso per certo un braccio. E anche sembra il petto. E la moto. Male minore. Questo peluche. Sembra un Moguri proprio cicciotto. Cutkit. Forse è una piccola citazione a Final Fantasy. Sì, ci sta. Tengo il mio nome, naturalmente. L'ho dato io. Cosa mi hai fatto? Sono metà macchina. Aspetta, ci sono dei cavi che sono collegati alla nostra testa. Partendo da un'alimentazione nel cuore e dei cavi che dal cuore partono appunto da questa alimentazione verso 2. Una macchina da combattimento. Non volevi aiutare i tuoi genitori? Sono vivi, sai come salvarli? Beh, io ti ho salvato, ok? Basta cavolate, vai a combattere. Così. Ehi. Ok, vabbè. Se sono le skin per ora non è importante, tralasciando che la nostra standard per ora è più bella, personalmente. Consumabili, ok. Devo sbloccare tutto. Potenziamolo pure. Installiamolo. Ok, una mina quindi. Quindi avremo ancora la nostra moto. E i cavi probabilmente sono collegati ad essa. E ok, io vado, per carità, vado al primo guardiano, ma spiegami un po', Cutkit, che cos'è successo? Niente, si va così. Tunnel dello shock. Shock inteso come elettrico o shock inteso come emozione? O forse ci starebbe anche l'emozione nostra scioccata dopo tutto quello che è successo.
Sì, farò attenzione, certo, ma... Ok, niente, sì. Forse la storia è molto più superficiale di quel che sembra. Complimenti, Sonatok, davvero. Sbagliare è uno di quei big time event, ragazzi. Sì. Bello, carinissimo. Non c'è però la possibilità di morire venendo colpiti da questi oggetti. Di cadere. Che altro interessante. Ah, questa qua dovrebbe essere un checkpoint che a noi non dovrebbe funzionare. Questo è il gancio che ho usato prima in combattimento con Zero. Vedete ragazzi, in questo caso non posso cadere, semplicemente mi ha riportato sulla strada. Poi se sulla strada invece si trova questo ostacolo, in quel caso perdiamo. Che però sono preoccupato, tralasciando il mondo che è stato completamente distrutto e la nostra persona. E questa vita, ora, quest'unica tacchetta, me la ritroverò contro il boss, contro questo quartiano che stiamo andando ad affrontare. Ora. Era un guardiano. Strappagli il cuore così. Caspita. Deve essere abbastanza crudo. Eh beh, se Zero mi rintraccia, addio vecchio Cupkid, beh, giustamente. E a noi invece non pensi. Se non altro vuol dire che con molta probabilità non vuole truffarci. Proviamo a lanciarglielo addosso. Costruendo il tuo mondo. Barili esplosivi. E comunque no, avete visto la vita, ragazzi, è tornata al massimo. Però questi guardiani sono dormienti. Avevo premiato come non solo stile grafico del gioco, ma anche come gameplay. Somiglia tanto. No More Hero. Che sei? Un ragno. Sì, vedete, cavi sono collegati alla moto. Bellissimo. Ok. Sì, immaginavo che gli dovessimo strappare le zampe. Ok, è un combattimento come quello di Zero, però fattibile. Cosa sono? Ah, le devo staccare. E posso lanciargliele. Ma una volta bloccato? Eccoli, eccoli, eccoli. Guardate, ha degli attacchi ad aria. E levano. Oh. Ha tutta la vita è recuperabile da queste pietre. Per ora è più che semplice. Vedo la difficoltà. Ora probabilmente ho perso. Il secondo attacco mi ucciderà. Devo recuperare immediatamente vita. Fare attenzione a questi ragni esplosivi, perché ce ne sono due tipi, avete visto ragazzi? Ragni normali e ragni esplosivi. Ora, prima di batterlo, sembra che sia possibile farlo anche semplicemente utilizzando gli oggetti da lanciare. Non serve levargli le zampe. Forse quella è una missione in più, però io voglio provare a fare così. Non ne è valsa per nulla la pena, ragazzi. Gli ho buttato le mine, ma forse per il fatto che non può più muoversi è inutile. Caspita. È andata proprio a prendere quell'esplosivo, eh? Ok, mi serve vita. La vita che ti dà è pochissima. Non posso permettermi di levargli la gamba. Spero che questa dia un po' di danni. È inutile, sono pochissimi danni. Devo semplicemente lanciargli i suoi sottoposti esplosivi. O le bombe. Così.
Avete visto? So perché c'era una pietra di mezzo. Carino il combattimento, combatti di nuovo assolutamente, no, no. Le musiche sono la cosa più bella. Giustamente me lo stavo anche dicendo. E in questo caso, ragazzi, in cui perde per un attimo la possibilità di combattimento, sono quelli i momenti in cui dovrei staccare le sue gambe. Ora vediamo se posso usare meglio le mine. Eccole. Ecco, infatti, ora non può fare il suo scudo energetico. Però posso usare le mine. Ed è utile anche. Eccolo di nuovo. Funziona. E lui non può già più muoversi. Quindi due gambe bastano. Caspita, quanto sono fastidiosi. Attaccarlo alla lunga distanza. Ha funzionato. Ora mi serve vita. Tanta vita. Che è questa la difficoltà nella modalità. Semplicemente una sua vita smodata. Ok, là c'è una vita. Se riesco a mettere una mina. Ecco. No, non vale la pena per niente attaccarlo non a distanza. Però, correggetemi se sbaglio, mi sembra più che fattibile. Anzi, perito un secondo tentativo, ci sta. Qualcuno nella macchina? Beh, di shock è scioccato in qualche modo. E piange. Gli sentimenti. Saltare. Questo è il potenziamento che ho preso. Mi stava piangendo. Non può essere una semplice coincidenza il mostrarcelo in questo modo. Ha per certo dei sentimenti, o comunque era triste. Per aver fallito la sua missione, quella di aiutare Zero, la ricostruzione di questo mondo. Nan sembra senza sentimenti. Come saltava, ora puoi farlo anche tu. Sinceramente, io non l'ho visto saltare. Se vuoi più abilità, sconfiggi più guardiani. Ma preparati, nel garage troverai munizioni utili, informazioni utili nella casa. Nostra vecchia casa. Lo stile, ragazzi. È carinissimo. È comunque un gioco a bassissimo budget. Però guardate che idea. Per quanto magari un po' scontata. Che idea carina. Vedete, hanno messo un primo piano a sinistra della casa in 3D, fatta diciamo decentemente. E a destra delle ottime ambientazioni ricostruite a mano, probabilmente, degli ottimi disegni. Che come loro rendono vivo l'ambiente. Eccoci con la nostra famiglia. Ok, quindi andare in casa è qualcosa che ha a che fare con la lore, e senza prendere lore non posso andare al combattimento successivo. Completa la missione della campagna principale per sbloccare le skin. Quindi ci sono missioni che hanno a che fare con i boss che abbiamo battuto. Perché che senso ha che si sia sbloccata in questo momento? Sembra legata a Shock dal colore giallo. O forse è un caso. Ah, ok, nuovi consumabili. Pacchetto salute, drone, assolutamente un pacchetto salute. Lo installo anche, sì, senza se, senza ma. Però non posso più potenziarlo. Perché mi dice hai bisogno di un nuovo cuore per il potenziamento di un consumabile. Batti il boss, batti il capo. Ok. Quindi non lo posso potenziare finché non ho. Posso potenziare anche qui la salute. Sarebbe utile uno slot in più. La velocità di rigenerazione dell'energia per ora non lo trovo un problema, anzi. Però c'è anche da dire che non abbiamo
per ora tante abilità. In casa. I genitori hanno fatto un ottimo lavoro proteggendolo da Zero. È l'unico posto dove puoi parlare in pace. Che cavolo è Zero? Da dove è spuccato? Potrei dire che è tuo fratello. Zero è un'intelligenza artificiale creata dai tuoi parenti. Ok. È un progetto, è il progetto della nostra famiglia. Questo spiega tante cose. In parte ci avevamo preso. La nostra famiglia, sentendosi sola, abbandonata da noi, dal nostro protagonista, ha deciso di ricrearlo artificialmente. Quindi probabilmente ha provato a costruire un'intelligenza artificiale che però ha perso il controllo. Ora, non capisco come questo doveva servire a qualcosa, fermo restando che noi abbiamo letto un messaggio di nostra madre dove diceva appunto almeno così sto un po' meglio. E ci sta. Era forse per non veder soffrire più sua moglie? Era per avere in qualche modo un qualcosa che ci ricordava? Però si sono spinti troppo oltre. E ciò vuol dire che Shock potrebbe essere un'emozione. E quindi la parte dei boss da battere in questo gioco si è legato alle emozioni. Forse dobbiamo capire meglio. Ancora Shock può essere un'emozione che ha causato a loro. O semplicemente era un fulmine. Le persone spesso hanno bisogno di essere salvate da loro stesse. La cosa principale è raccogliere i cuori. Poi posso dirti cosa fare. Beh, ha ragione, ragazzi, non hai fretta di salvare la tua famiglia. Ha ragione. Ok, però ora ho paura. Non è che la domanda che possiamo fare è solo una? In questo momento mi interessa sapere dei miei genitori. Non è una sensazione, hai visto il mondo in cui ti trovi? Ah, caspita. Perspicacia, ragazzo. Il loro prezioso figlio è scappato di casa senza motivo ed è stato via per molti anni. Guardate come lo sta dicendo Cutkit, ragazzi, con la faccia rossa, piatta. Che commento utile. Quindi siamo scappati perché il nostro padre ha distrutto il nostro lavoro. Si è andato molto in basso. Il grande pacifista tratto inventore, quindi nostro padre, non è impazzito di gioia quando suo figlio ha sfornato un gruppo di robot killer. L'idea sembra carina, se poi vuol dire che eravamo anche capaci. Ah, aveva 15 anni, ci sta. Hai un fan ed è Zero. Sono piaciuti tantissimo i tuoi prototipi e li hai usati per creare i suoi guardiani. Quindi dai nostri prototipi di un quindicenne, Zero è riuscito a prendere quegli schemi e a potenziarli. E noi non ce ne siamo accorti quando abbiamo visto quel ragno con quelle due bellissime mitragliatrici. Parlami del mondo, ci sta, tra virgolette. Hanno collegato il nostro genio a Zero e anche alla nostra famiglia. Una sessione non sarebbe abbastanza per catturare questa frustrazione, beh, giustamente perché noi gli abbiamo chiesto di parlarci del mondo. Aspetta, non intendevi il mondo in generale, stai parlando di nostro mondo nativo? Beh, allora. Allora in questo caso ci sta, immagino. Questo semplifica le cose, il processo di recupero è già in corso, i tunnel che percorri collegano sui frammenti sparsi nel mondo, ma li tira tutti insieme. E quei tunnel hanno un significato anche a livello di storia. Più sei qui a blaterare, più diminuiscono le nostre possibilità. Riesco a abituarmi al mio nuovo corpo cibernetico. È così complesso. Ok, la prossima volta che ti resuscito aggiungerò un vano portaoggetti nella tua moto e metterò le istruzioni operative. E da Cutkit, un po' troppo sagace. Semplice, il tuo cuore consuma un sacco di energia e l'energia viene dalla moto. Quindi non possiamo mai fermarci? O è una batteria? È molto simile per quanto riguarda il processo che c'è stato con Tony Stark per Iron Man, ragazzi. Siamo collegati in questo caso a una batteria che è la moto. Lui ha un reattore. La sua fonte di energia, tra virgolette, è molto più efficiente. È un cervello umano, sì, assolutamente. Quello lo dimostrano sia le domande che fai che i sentimenti che provi. E il corpo può essere tenuto in vita meccanicamente. Ho capito, Cutkit, non vuoi parlare. Ora.
si è sbloccato il portale. La rabbia, perfetto. Avevamo ragione. Sono le emozioni. Però, qui dice missione completata in 0 di 4. Strappa tutte le zampe del ragno e sconfigge il boss. Per solo 3 power-up. Lo riprovo, ragazzi. Chissà se c'è da fare tutto. Ok, no, solo così. Perfetto. Gioco un po'. E ci rivediamo con nel secondo portale. Voglio anche provare nuove armi. Opzione. E ora posso sfruttare, tra l'altro, la mia cura. Caspita, sei utile. Altre. Ok, ci siamo. Ed ecco a te. Riaffrontarlo conoscendo le sue mosse, ragazzi, è stato molto più facile. Finita già. Fine. Punti potenziamento, non credo di aver tagliato la parte. È stato davvero immediato. E tra l'altro ricordiamoci che stiamo giocando a difficile. E cosa ho ottenuto? Un drone può rimanere lì. Preferirei una parte in più di salute. Erano giusto i punti che mi servivano. E le missioni ora? Distruggi 25 ragni e distruggi boss. Sono fattibili. Riprovo di nuovo. Vediamo. Questa parte la taglio però, ragazzi. Battuto. E ho ottenuto 5 punti. Che possono sembrare pochi, ragazzi, ma in realtà penso che facciano la differenza. Fa una parte dell'altra. Naturalmente non ho perso. Non naturalmente perché io sia bravo, ma perché ormai il boss, una volta che si conosce il suo moveset, diventa molto leggibile. Diventa solo più lunga la partita per esaudire le condizioni della missione in sé. Wanted to ask, how do you like your meat? Perché? Rare, sometimes medium. Then get a move on. You'll probably roast to well done by the time you get to the end of the tunnel. Ho dimenticato di But most saltare. importantly, Ok, è una don't nuova abilità forget che abbiamo to avuto, ma jump. possiamo utilizzarla normalmente? No. Ok. Ok, è sempre come Quick Time Event. Peccato. Devo diventare più bravo a evitare questi ostacoli. Che c'entra però la carne? Che c'entri con questo boss? È riuscito a verte. Fatto bene. Perché poi è uscita sbarrata? Forse l'ho fatto troppo in ritardo. Poco importa. Sì, le musiche. Sembra un gioco che abbia a che fare in qualche modo con una Hi-Fi Rush, quel nuovo gioco che è uscito per Xbox. L'idea ci sta tantissimo. Le musiche sono super azzeccate. La vita però non credo che sia aumentata anche in questo caso durante. Sapete? Durante i tunnel. Ecco a che serve la difficoltà. Ecco, ho perso. E ho ricominciato dall'inizio. No. Dal primo checkpoint. Molto più facile di quel che sembri, ragazzi. C'è più che altro da mettersi qui, ascoltare la nuova melodia che ci vogliono proporre, divertirsi. Perché è proprio quel che sembra. Forse Pad alla mano sembra più divertente da guardare di quel che è. Però vi assicuro che la musica gasa, non poco. O forse sgasa, prendetela come volete voi, visto il tema. Ora però voglio affrontare questo. Bello! Bel metodo! Voglio affrontare questo boss bollente, comunque che ci cuocerà. Ecco, sono più difficili queste parti di quelle del boss. Rabbia?
Looks like Zero is angry. Big time. And now you will face his anger. Buona fortuna, devo andare a far pipì. Ira. Are you kidding me? You're a cyborg. That's the kind of cyborg I am. Move, or you'll be destroyed. È stato costruito alla fine da un bambino. Perché devi saltare? Ok. Jump! Lo vedo, calma. Comunque sono chiusi. Ovvio, ti consuma completamente. Caspita. E Optimus Prime. Calma, è quello come avrei dovuto... Vedete? Ci sono delle porte? Caspita, caspita, che cos'è? È una rincorsa che prende. Certo, stavo aspettando che... arrivassi io. Vediamo se funzionano le nostre bombe. Penso che dobbiamo farlo schiantare contro queste. Sì, ha funzionato. Guardala. È arrabbiatissima. Queste colonne c'entrano qualcosa o sono semplicemente per la nostra vita? Sono felice che ti piaccia. Beh, mi dispiace, boss. Ho capito sin da subito la tua meccanica. Grazie alla mia nuova cura, non c'è proprio problema, ho paura di perdere. Caspita, caspita, sta facendo in continuazione ora, le onde d'urto. Bombe, caspita. Carino, davvero carino. Sto cercando... Mette esattamente le bombe dove devo passare. Ed ecco l'energia, ragazzi, in questo caso ora... Non posso più saltare perché ho finito l'energia, quella di cui parlavamo all'inizio. Hello, ci sta, ragazzi? Ho perso per colpa mia. Sono stato egoista. Questa volta la battiamo, anche perché le meccaniche sono molto semplici. Eh sì, forse avrei dovuto aumentare il mio potere d'attacco con le mine. Perché sembra che quello mi manchi, il riuscire a levargli in qualche modo più energia. Non era abbastanza vicino. Devo conservare per un futuro le parti energetiche, salvo che non finiscano. Ok, ora dovrebbe essere mia. Sì, funziona. Pesa. E qui c'è l'energia. Ha funzionato. Ho saltato al momento giusto allora. E anche non riuscire a prenderci a far arrabbiare. Giustamente, rabbia. Vieni, vieni. Presa. Sì, una volta scoperte le meccaniche, che, ripeto, sono davvero basilari, eh. Non ho neanche usato la cura questa volta. Ed eccoti qui. L'hai schivata come? Eh sì, come faccio però così vicino? Funzionato! Oh, se finisci invece la carica, ti perso. Oh, avete visto con che facilità è stata sconfitta? Comunque solo al secondo tentativo e... in una modalità che dovrebbe essere difficile, in un gioco che non ho mai giocato. Vi consiglio spasmodicamente di giocarla in questa modalità, ragazzi, perché è divertente davvero. Più facile sarebbe, non noioso, perché comunque sarebbe fattibile, ma non ci sarebbe quella carica, lo sprint necessario ad andare avanti. Anche perché la storia, così come abbiamo visto, non è banale, però molto semplice. Più che altro, essendo solo le emozioni, i nostri boss più Zero, credo che il gioco sia davvero breve. Non credo che riusciremo a finirlo tutto in un gameplay, ma sono abbastanza sicuro che riusciremo a finirlo comunque nel prossimo. Un ottimo controllo della rabbia. Sì, l'ho vista. È solo disattivata, non è morta. Quando si riavvia, puoi farla nuovamente a pezzi. Bello! Hanno giustificato e reso
parte di storia, la nostra possibilità di affrontare il boss più volte. Quindi in questo caso ci avrebbero introdotto alle queste secondarie. Come dicono, tutto ciò che uccidiamo ci rende più forti. Non era proprio così, ma mi piace. Potrebbe essere tranquillamente il titolo di questo episodio. Sì, ne ho tantissime. I miei genitori non si sono mai interessati di intelligenze artificiali. Perché hanno improvvisamente deciso di farlo? Ci sta, ragazzi. E mi spaventa tantissimo che ho introdotto questo gioco parlando delle intelligenze artificiali. Certo, l'ho fatto per parlare di traduzione, però è una cosa carina. Per aiutarmi? Non lo sapevano, ma lo speravano, e gli mancavi tantissimo. In realtà, mentre gli mancavi, hanno ideato Zero. Sì, beh, ci avevamo preso, insomma, era abbastanza... banale. Ho già detto troppo, ti conviene andare a combattere. Potrebbe essere anche una prova che i nostri genitori ci hanno messo davanti. Non credo, perché comunque rischiamo la vita. Abbiamo perso parte del nostro corpo umano, non mi sembra una prova valida da fare da un genitore. Papà non li aveva portati a riciclare. Detto di averlo fatto, ma non poteva. Dopotutto, erano la prima creazione indipendente di suo figlio. Oh, che dolce. Quindi era arrabbiato con lui senza motivo. Ecco, Nan, qui si sta dimostrando il bamboccione che... Sì? Non ha anche scritto nei messaggi. Ah, è vero, tu non li hai letti. Ora voglio capire perché. Ero spaventato, pensavo che se li avessi letti sarei corso a casa. Posso capire il suo timore, per carità. Però è fuggito e sta fuggendo nel modo più infantile possibile. Questa cosa è immatura. Però forse ci sta, io non so ora lui quanti anni abbia. Se più o meno abbiamo visto che il messaggio più vecchio era di 4 anni fa e lui è scappato a 15 anni, dovrebbe averne su 19-20. Sarei dovuto tornare a casa prima. Sono un gatto cibernetico. Come posso dare dei complessi rapporti umani? Non li ho nemmeno di miei. Dopo che sconfiggiamo Zero, ti realizzerò sicuramente una cybergatta amica. Amica, eh? Attenzione. Allora, perché diavolo sei ancora qui? Sbrigati e vai a combattere. Vai, su, attacca in battaglia subito. Dimmi di te. Non posso fidarmi di te. Come faccio a sapere che non state lavorando assieme? Fammi pensare, Zero ti ha ammazzato, io ti ho risuscitato. Zero si è circondato di guardiani, ti ho aiutato a sconfiggerli. Zero ha portato via i tuoi genitori e ti sto aiutando a salvarli. Sembra che stiamo davvero lavorando insieme. E se questo è tutto un piano più astuto? Cosa ti è successo? Non eri così sospettoso quando eri bambino. Beh, ok, hai ragione, c'è un piano. Ma non era di Zero, era dei tuoi genitori. I tuoi genitori sono dei geni, non pazzi. E il piano era che se, nonostante tutti gli avvertimenti, tu fossi tornato, ti avrei incontrato e ti avrei immediatamente scortato indietro. E perché non l'hai fatto? Perché quando sei tornato tu, anziché andare a casa, sei andato al laboratorio. E ti ha fatto ammazzare, e da quel momento in poi nulla è andato secondo i piani. Non è un buon motivo per farmi desistere, però ci sta comunque cercando di aiutare a recuperare i nostri genitori, e non è che è un problema, anzi, la cosa bella è l'origine del gioco, ma non va contro l'ordine che gli è stato dato. Perché Zero ha avviato un programma di terraformazione, nella sua opzione di razionale, questo habitat è troppo caotico. E ci sta, lui è una macchina, ragazzi, non ragiona come noi. Semplicemente ha bisogno di collegamenti e, come ha detto CatKit, questi sono collegamenti da una parte all'altra che sono in grado di trasferire informazioni e non. Sono comuni filtri universali, assorbono vari tipi di energia che riempiono il tuo mondo e lo usano per la propria crescita e riproduzione. Dovremmo fermare Zero, questo era abbastanza chiaro. Ora, garage. Sì, si è sbloccata la nuova moto ed è bella.
E quindi per sbloccare questa skin dovremmo battere rabbia 4 volte facendo tutte e quattro le missioni principali. Iniziamo con il power up. E ci serve un nuovo cuore, giustamente siamo a 2 di 4. Perché no? Abbiamo abbastanza, potenziamo anche le cure. Consumabili. Che cosa si è sbloccato? Sfide difensive. Che sono semplici missili, tra virgolette. Una mitragliatrice portatile. È banale. Preferisco combatterli io, i nemici. Quanto potremmo levarli con una semplice mitragliatrice? Ora però voglio vedere. Depressione. Voglio vedere. La missione di rabbia qual è? Rompi 16 colonne, stordisci rabbia 9 volte. Caspita. Ragazzi, la faccio, ci riprovo. Che solo per allenamento. Naturalmente taglio. Ci rivediamo nel tunnel di depressione. Yeee, che felicità. Vediamo quanto cura ora. Sì, ho perso. Ma ho sconfitto rabbia. Semplicemente non ho esaudito le missioni. Quindi andiamo nel tunnel di tristezza. E vediamo cosa ci aspetta. A Wait, questo punto, suppongo appunto, come sta dicendo lui, il freddo. Alla fine è depressione. Nanna. Perspicace come un sasso. Forse perché c'entrano con il progetto dei tuoi genitori. Quanto bello pensare che Zero possa essere strafottenti come noi, non ascoltarci a priorità tutto. Aver rinchiuso i nostri genitori o essersi allontanati da essi. Semplicemente perché appunto rappresenta una parte di noi, la parte stupida, permettetemi di dire così, anche se non è stupido Nan, semplicemente aveva le sue motivazioni. E anche in questo caso, ragazzi, non posso utilizzare a mio piacimento il potere che mi ha appena sbloccato. Belli raggi. Semplicemente servono per superare determinati ostacoli lungo il percorso. Carinissimi. Esteticamente sono molto belli. Il gioco in sé è anche questo e ci sta, non lo taglierò naturalmente. Ma sia perché così potrete vedere la mia pessima performance e anche per mostrarvi che tipo di gioco è questo. Più che altro penso a una modalità facile in cui tutto questo è saltabile. Me ne dispiaccio sinceramente. Pressione dovrà per certo utilizzare il potere del freddo, ma a noi cosa potrebbe mai farci male? Forse rallenta? Forse congela i nostri attacchi? O non è possibile attaccarla? Sarebbe anche un bel modo di affrontarla. Non finisce, eh? Posso immaginare il percorso per arrivare a Zero, cosa sarà? Bella, bella. Era una gabbia, ragazzi. Sembrano forme chissà quanto particolari e difficili da battere, ma in realtà no. Sono semplicemente o gabbie, o a quello che ho visto io, raggi a più o a X, a seconda di come volete vederla. Sembra il tutto molto fattibile, questi quick time event. Lasciano il tempo che trovano in realtà. Penso che questa sia una parte divertentissima per ascoltare sì, la colonna sonora del gioco, ma allo stesso tempo la parte più carente per ora. Perché di fatto ti fanno sentire limitato. Non hai possibilità di muoverti come vuoi tu nello spazio. Non hai possibilità di perdere, di cadere, di saltare. È troppo, tutto troppo guidato. Infatti, era quasi finita, peccato. E sarebbe stato bello anche farti arrivare qui con pochissima energia, forse nella modalità più avanzata, più difficile, cioè. Speranza, addirittura. Siamo in Final Fantasy XIII o possiamo anche citare Dragon Ball. Che
Chissà quali saranno le frasi di depressione. Mi aspetto. Ghiaccio. Rallenta. Ecco, si poteva sfruttare tutto questo per portarci a perdere vita. Esattamente, vuole essere lasciata sola. Cosa sarai, un caramato? Ora, è bellissimo, eh. Non so quanto sia fedele ai nostri progetti iniziali, ma credo che un cuore delicato sia da mangiare così. Sono mie, infatti. Che altro? Non servono a niente le mine in questo mondo. Nulla di questa importanza. Non gli interessa la battaglia. Giustamente. Ah, ok, sono bombe che possiamo lanciarli contro. Questa invece è la parte che ci congela. Voglio provare le mine, però. Funzionano. Funzionano. Sì, sì, qua. Ora è facile schivarle, naturalmente. Ma ho paurissima per dopo, ragazzi, in cui ci sarà molta più confusione, suppongo. Salta da una parte all'altra. Chi lo dice? Tu? Caspita, è davvero depressa. Che era questo attacco? Ho ragione, che confusione, ragazzi. Prendi questa. Mi sta lamentando del rumore ora. Prendi quello che stiamo facendo della nostra missione, non gli interessa niente. È depressa. Sono benissimi questi dialoghi. Ma dovrei recuperare forse un po' più di energia. Non ho capito che cosa dovrebbe essere. Li lancia addosso proprio. Eccolo, era. Vediamo se funziona il. Ah, no, peccato, ho perso in tempistica. Certo, vediamo se funziona lo sprint per colpirlo in quel modo. Confuso. Cos'era? Caspita. Ma non devo fargli riformare la barriera. Eccolo. Ma riesco a prenderlo. Vediamo. Sì, funziona lo sprint. Caspita, si funziona. Altra parte in cui posso andare a recuperare energia. Lì in fondo. Esattamente dietro di lui. Fantastico. Guardate, basta allargare un po' la maglia dell'attacco e passare di mezzo. Bello. Sì, molto bello, ma voglio questa. Bellissimo, davvero mi piace tantissimo come si sta lamentando, ragazzi, ha una personalità. Però sembra che sia anche battibile. Semplicemente cambiandola, non bisogna per forza levargli tutte quelle scaglie dalla testa, insomma, dal corpo. Questo per ora è il combattimento più lungo, però devo essere sincero, è anche carino. Che altro, preferirei che si stesse un po' zitta. Mi ha congelato. Andare in quel punto mi ha congelato. Caspita, ferma.
Eccola, l'abbiamo firmata, è finita, ragazzi. Complimenti. Non piangerei. Ecco, giustamente lì è. Giustamente no, perché è orribile. Ma è felice di perire. Non gli interessa nulla. Avete sentito che ha detto? Si è liberato dalla depressione. Abbiamo sbloccato lo scudo. Questo è un metodo molto efficace per provare a battere i vecchi boss e le missioni. Ora io voglio la moto rossa, è bellissima. Quindi non so ancora quanto questo gioco possa durare, ragazzi, ma penso che per questo gameplay abbiamo fatto tanto. Penso che abbiamo una gran parte del gioco ancora da sbloccare e anche che, ahimè, questo titolo tagliuzzato durante l'editing diventerà molto breve. Però l'importante è che voi riusciate a seguire la storia e le imprese, semmai, per quanto non eroiche. Ora è uno scudo energetico e una figata se non consideri le bollette energetiche. E le paghi da zero, effettivamente. Usiamo questo in battaglia. Vediamo. Accettazione. Quindi probabilmente ci saranno massimo altri due boss e poi Zero, o comunque più o meno saremo lì, ma credo che ci sia tant'altro da scoprire. Ora, potenziamoci. Oh, grazie, ne sono felicissimo. Scherzando, sì, sia giusto. Mi si è sbloccato. Fornisce energia aggiuntiva al giocatore. Non mi interessa, per ora c'è stato sì qualche problema, ma preferisco avere armi e la cura. Vampirismo assorbe la salute degli oggetti che puoi attrarre per ripristinare la tua. Uff, non è male, sarebbe più che altro una tattica da attuare qualora non avessimo energia. Non voglio concentrare tutto il gameplay semplicemente sul non morire. Mi piace come si combatte, voglio battere i boss in un determinato modo. Non voglio semplicemente curarmi e diventare invincibile prendendo oggetti qua e là. Più che altro le mine c'è da dire che non sono servite a nulla, non a molto, a nulla. Possiamo potenziarlo, giustamente. È arrivato già il potenziamento massimo. Ok, abbiamo finito tutti i potenziamenti. Sì, guardate le nuove moto, ghiacciata. Ok, vediamo cosa hanno da dirci in casa. Sei scappato di casa, ti sei dimenticato, gli mancavi e hanno creato qualcuno che gli ricordasse di te. Intelligenza artificiale al posto di un figlio vivente assente, aggiungo. La I è solo metà del progetto, per l'archiviazione delle informazioni. La seconda parte erano i moduli emotivi. Dopo essere stati caricati, avrebbero dovuto dare umanità a Zero. Tuttavia, non fatto, Zero non gli ha permesso di caricarli. E questo è il motivo per il quale devo ucciderlo. I tuoi genitori hanno rimediato ai tuoi errori quando eri bambino. Ora è il tuo turno di rimediare ai loro. Aspetta. Cutkit, che meno, cioè, ci sta molto criticando. Eravamo bambini. Dimmi, Zero. È strano che i miei genitori non abbiano aggiunto un interruttore di emergenza su Zero. Tutte le AI di cui ho sentito parlare sono dotate di qualcosa di simile. Non tutte le intelligenze artificiali sono nate come proiezione di una persona specifica. Questo riguarda il fatto che Zero è potenzialmente la mia copia? Potenzialmente, quindi immagina se lo stesso interruttore fosse installato su di te. Giustamente. Mio padre provava a controllarmi tutto il tempo. Beh, allora avrai risolto l'errore. Zero non ha alcun interruttore e personalmente lo vedo come un chiaro segno di rispetto verso di te. Uff. Allora, non è sbagliata come idea. Però è ingiusta. A parte che i genitori stavano ricreando la nostra copia, ora non sappiamo il loro piano, ok? Ma se era per sostituirci semplicemente perché gli mancavamo, è terribile di per sé. Perché potevano in qualche modo muoversi per migliorare le cose fra noi, cercarci. Però a priori da tutto non è giusto sostituirci né per i loro sentimenti e né per i sentimenti della cosa, in questo caso, che ci deve sostituire.
Non creare un interruttore su una macchina è diverso da dar speranza a essa per trattarla come un figlio. No, è stupido. Loro sono geni, sanno quel che fanno. In questo caso sono stati poco oculati perché creare un robot senziente, infinitamente potente, copia di loro figlio, in parte, che quindi, ricordiamo, loro figlio che ha cercato di scappare di casa, che è scappato di casa, che ha costruito dei killer robot. Non mi sembra l'idea geniale. Forse avrebbero dovuto insegnargli altro prima, insegnargli una morale. Ma in quel caso non sarebbe stato più simile al loro figlio. Vuoi sapere se un interruttore è come se te lo direi, vai a combattere. Potenziamenti. Caspita solo, sono tantissimi. Ottimi potenziamenti, specialmente per qualcuno che fino a poco fa era un pad. Forse è un errore solo. Era un pezzo di protoplasma su un veicolo a due ruote. Il problema è che non ho ancora modo di placare Zero. Dove sono i miei cannoni a rotaia? Dove sono i miei raggi laser? Dove sono i miei lanciarazzi? Sì, saremmo potuti essere robot migliori, e tra l'altro di tutte le macchine che stiamo affrontando con armi fenomenali, noi stiamo prendendo l'unghia di questi poteri. Sì, lo sappiamo. Ma penso che sarebbero felici di vederti combattere in primo luogo. Non dimenticare che i tuoi genitori sono sempre stati pacifisti. Sì, l'hai detto poc'anzi. Non importa cosa pensi, in questa battaglia stai combattendo solo per te stesso. No, non sono assolutamente convinto di questo. Anzi, se fosse, come dice lui, sarebbe un videogioco quello che stiamo facendo. Non noi, naturalmente. Ragazzi, parlo del nostro protagonista. E non è quello che sembra, lui ci ha rimesso una parte di sé per salvare i genitori. È tornato per i genitori, non per se stesso. Che poi questo l'avrebbe portato a risolvere dei problemi intrinsechi alla sua persona è un altro motivo. Ma non è l'unico e non è il solo, non è il principale di questa faccenda. Zero non ha paura di nulla, nel tuo senso del mondo semplicemente non ha emozioni. E allora cosa l'ha fermato? I tuoi genitori? Ha osservato il loro comportamento, i drammi e i litigi e ha concluso che le emozioni rendono il loro lavoro molto meno efficace. Sì, li ha osservati, però ha visto solo una parte, perché non ha visto l'ambizione, la stima, la felicità nel creare un progetto? Quello l'avrebbe reso più potente. Infatti le emozioni che stiamo più o meno combattendo sono tutte negative, shock, rabbia, depressione, forse le positive le ha tenute. La furia può sia annebbiare la mente che portare la vittoria in una battaglia, senza speranze. O l'amore può trasformare in illusi, ma può anche diventare una fonte di ispirazione. Sono conoscenze molto solide. Sembra che sia stato davvero caricato nel modulo emotivi alla fine. Però sei proprio cattivo. Il fatto che a volte sono pronto a rispondere alle domande per ore come tua madre, e che a volte voglio che stai zitto a fare qualcosa di utile come tuo padre. Ragazzi, come ho già detto, penso che per questo gameplay è abbastanza. Sono felice di quello che questo gioco cerca di regalarci, davvero. È carinissimo a mio modo di vedere. Può diventare e sicuramente diventerà ancora più carino, ancora più bello. So quanto ci sia effettivamente di utile e particolare in quest'ambito. E sono tutte cose alla fine che sono già presenti in altri videogiochi, però mi interessano tanto, piacciono. Guardate ora come è molto più debole rispetto a prima. Posso rimanere qui ed attaccarlo tranquillamente tutto il tempo. Non posso più perdere. È stato sconfitto. E ripeto, sempre in modalità difficile, o probabilmente quella normale del gioco. Qual è la prossima? Non perdere più del 50% di salute. È fattibilissima. Io la faccio. Così sblocco almeno una delle moto, o meglio, delle loro skin. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio in cui credo che finiremo Creeper. Sono davvero entusiasta della tipologia.
di gioco che si mi si è presentata davanti agli occhi. Non avrei mai creduto qualcosa del genere. Perdi il 50%, che significa che posso tranquillamente recuperare energia o no? Alla prossima, ragazzi. Non devo mai arrivare al 50%, suppongo significa questo. Però posso recuperarlo. Più 10. Ed ecco la nostra moto. Essendo l'unica che ho sbloccato per ora. L'equipaggio. Caspita. Sì, è carina. Quanti punti.